progetto prevede, come potete vedere, qualcuno già conosce e ha individuato bene i nostri docenti, qualcuno ha avuto modo di leggere, fa parte di un'offerta formativa quanto mai variegata e differenziata. E allora ci potremmo chiedere, non c'è un legame unico all'interno di questa accademia? E invece sì, perché di base l'Accademia di Vento nasce, si pone come centro didattico, come polo didattico importante, non solo per Palermo, che ovviamente è il nostro primo e fondamentale obiettivo dal punto di vista didattico di produzione, ma un po' per tutta la Sicilia. E per questo nasce con delle caratteristiche particolari, la prima delle quali è lo stretto connubio e l'intenzione comune a livello didattico tra gli insegnanti locali nostri, le nostre glorie, ci permettiamo di dire, e gli insegnanti nazionali, per cui ad esempio in quello che è il corso centrale nato alle origini del progetto di Vento, che è quello di musical, quindi musical performer, che comprende la formazione nell'ambito della danza, nell'ambito della recitazione e del canto e della musica, ci è sembrato un nome di riferimento a livello nazionale Gio di Tonno, e per l'esperienza comprovata negli anni in tutti i ruoli che ha appunto avuto modo di interpretare, sempre per Dani Zard, ricordiamo Notre Dame de Paris per tutti, ma così per la danza un Manuel Frattini, che si presenta realmente da sé. Fino a oggi non ho accettato l'idea di fare scuola perché non mi piacciono le scuole improvvisate, perché nelle scuole improvvisate i ragazzi e anche i non più giovani finiscono col fare da cavie. Perché mi ha convinto l'idea di venire di Paola e finalmente già a secondo anno di attività al giorno inaugurare questo tipo di attività? Perché c'è questo sposalizio, appunto, questa partnership con le altre accademie italiane. Quindi noi non andiamo a sperimentare un percorso di cui non conosciamo i risultati, perché effettivamente i nostri partner ci seguiranno via via, visto che queste accademie esistono già da tantissimi anni e noi ci facciamo forti della loro esperienza, e quindi in ogni caso questo monitoraggio reciproco farà sì che l'Accademia di Vento abbia un percorso assicurato, garantito a chi la frequenterà. È normale che ognuno di noi ha delle tendenze che possono essere più o meno poi consone a quello che faranno nella vita, che canteranno nella vita, però noi faremo un viaggio attraverso tutti i vari stili che possono essere cantati e interpretati, e da lì poi ognuno di voi, ognuno di loro, insomma, sceglierà quello che potrà essere più consono e quello per cui si sentirà più di avere attitudini, eccetera. Intanto sentiamo il peso della responsabilità che ci stiamo prendendo, cioè quella di aiutare soprattutto i giovani a creare una propria identità artistica, perché quello che io voglio precisare è che il mio ruolo, il ruolo di Dario, il ruolo di insegnante di canto, non è quello di insegnare a cantare, perché chi nasce cantante sa già cantare. Quello che noi faremo è aiutare gli artisti ad usare i propri mezzi, a renderli vicini alla bellezza, alla loro bellezza artistica, a conoscersi profondamente a livello artistico e ad essere capaci di gestire la propria artisticità nel massimo delle loro possibilità.